Siamo a Chiavenna, città bandiera arancione del Touring, ma la pioggia non ci sta dando tregua. Allora a Chiavenna ritorneremo e ve la mostreremo perché è un luogo davvero di meraviglie, ma adesso andiamo in cerca del sole. Sole tanto cercato l'abbiamo trovato a Bienno in Val Camonica, anzi in Val Grigna, dove peraltro abbiamo incontrato già il console di Franciacorta e Val Camonica. E ci dica, signor console, questo orgoglio di avere una bandiera arancione nel suo territorio. Bienno fu uno dei 9 comuni che nel 2008 vennero riconosciuti. Avrete modo poi di vedere le valenze bellissime di Bienno e come paese dotato culturalmente, ma anche naturalmente, ovviamente, bellezze naturalistiche, ma soprattutto per degli amministratori che nel tempo hanno assicurato un efficiente mantenimento della struttura architettonica, urbanistica e quindi un paese sicuramente degno di questo riconoscimento. Oggi c'è una nuova amministrazione e credo che i nuovi amministratori dimostreranno una sensibilità all'altezza della situazione. E noi andiamo proprio ad incontrare il sindaco del paese di Bienno. Massimo Maugeri, sindaco di Bienno, com'è amministrare un comune di quanti abitanti? Di 3.600 abitanti, è un comune della Mediavalle che è conosciuto in Valle Camonica e anche al di fuori per essere uno dei borghi più belli d'Italia. Infatti avete ottenuto, l'abbiamo appena detto, ce l'ha detto il console, questa bandiera arancione del Touring Club, una bandiera che ci ricordava sempre Gianmarco Pedrali, è una bandiera da mantenere perché periodicamente il Touring viene a controllare che tutto funzioni in questi paesi arancioni e quindi ci saranno naturalmente già le strategie per continuare nel solco già tracciato dai suoi predecessori. Sì, ci sono tutta una serie di interventi che sono stati calendarizzati dai miei predecessori e confermati con qualche piccola modifica da noi, perché Bienno in questi anni ha conosciuto l'opera del Touring e vuole confermare l'impegno a farne parte. Tra l'altro noi siamo su un ponte che varca un torrente, il Grigna, che ha fatto la storia di questo paese, muovendo i magli delle fucine di questo che è un vero e proprio borgo del ferro. Sì, infatti Bienno, così tutti i paesi della Valle Camonica, ha una grande ricchezza che è appunto l'acqua. I nostri antenati negli anni l'hanno saputo sfruttare incanalandolo in un percorso che si chiama Percorso del Vaso Re, che dava alimentazione a tutte le ruote dei mali, che una volta qua a Bienno erano presenti 54 fucine e tutte queste 54 fucine venivano fatte funzionare attraverso la forza dell'acqua. E noi è proprio qui che andremo alla Fucina Museo, da dove partirà questa visita al paese arancione di Bienno. Grazie, ci ha aspettato qui, Matilde Comensoli. Sono molto lieta che lei ci accolga qui al Museo della Fucina per una ragione, anzitutto, che lei ha proprio una tradizione familiare legata al ferro. Sì, è vero, mio padre, la generazione di mio padre è dal 1700, che fanno appunto i fabbri. È stata una generazione proprio tutta di fabbri. E noi ci andremo a vedere come funziona questo luogo. Stiamo proprio passando sopra una cascata di acqua. Sì, questo è il canale Vaso Re, è un canale costruito tra il 950 e il 1050, è un canale sopraelevato e preleva l'acqua dal torrente Grigna, che è un torrente limitrofe all'abitato di Bienno, e l'acqua viene appunto convogliata all'interno di questo canale.
Questo canale serviva appunto per far funzionare fucine, mulini e segherie che utilizzavano l'energia dell'acqua come forza lavoro. Qui vediamo sopra di noi appunto il canale sopraelevato, questa è la versione moderna, è la versione anni 50 in cemento armato, mentre la versione antica la vedremo al mulino, dove la canalizzazione è ancora proprio tutta di legno su pali. Qui troviamo la tromba, che è una condotta che porta l'acqua sulla ruota del maglio, e all'interno della tromba c'è una saracinesca. Questa saracinesca regola il flusso dell'acqua che viene fatto scendere appunto sulla ruota. Poi c'è la ruota dei maglioli, che sono dei magli più piccoli che servono appunto per fare la rifinitura del secchio. Ma esternamente... Ecco, lei ha parlato di secchio, perché voi siete famosi proprio per questa produzione qui a Bienno. Per la produzione di secchi, difatti il soprannome delle persone di Bienno è proprio le padelle de Bienno, perché prima di fare il secchio, che era di una dimensione più notevole, venivano fatte le pentole più basse e utilizzate appunto per cucinare. E come dicevo, all'esterno di questa fucina ci sono tutte queste ruote che servono appunto per far funzionare tutti questi macchinari che venivano utilizzati proprio per la lavorazione delle pentole dei secchi. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay resting in my arms again. E qui siamo proprio entrati nella fucina e qui vediamo a che cosa serve tutta quest'acqua, a far funzionare maglio e maglioli. Maglioli, sì, i maglioli servivano appunto per fare le rifiniture del secchio. Una volta estratto dalla matrice, il secchio necessitava appunto di una battitura. Veniva battuto ancora 3 volte a freddo. La prima volta con il maglio per togliere le imperfezioni più grosse e poi con i maglioli, che sono queste macchine che vediamo dietro di noi, sono 2 maglioli differenti, li riconosciamo dalla bocca, uno ha la bocca rotondeggiante e l'altro rettangolare, perché serviva uno per fare le rifiniture del fondo e l'altra per fare le rifiniture del bordo. Poi troviamo le cesure, in dialetto sono appunto chiamate così, sono le cesoie, che servono appunto per rifinire la parte superiore del secchio. Venivano tagliate le sbavature, in dialetto si diceva tusà. Tusà significa appunto tagliare, venivano ritagliate queste imperfezioni. Senti, lei sta parlando di una tradizione, lo ricordavamo anche prima, che nasce davvero in un tempo che non riusciamo nemmeno più a collocare. Sicuramente nel 6-700 qui c'è una produzione molto forte, ma ci sono stati ritrovamenti addirittura di secoli prima di Cristo. Sì, è vero, sulle nostre montagne sono state ritrovate 3 miniere, 2 di ferro e 1 di rame, ma la scoperta più sensazionale è stata proprio la miniera di rame, che risale, è stata datata 850 avanti Cristo. È l'unica miniera a pozzo di tutto l'arco alpino, risalente appunto a quell'epoca. Si stima che siano state estratte 100 tonnellate di rame. Poi verso il 1600, metà del 1600, queste miniere sono state abbandonate, non perché il filone fosse esaurito, ma perché il luogo dove si trovavano erano luoghi abbastanza impervi e diciamo che il trasporto costava parecchio. E la tradizione qui continua? Sì, la tradizione continua, ha continuato fino ai giorni nostri, però il minerale, il ferro, veniva acquistato da altre parti, da altre miniere, come le miniere di Schilpario, le miniere di Pesazza in Valtrompia, dove naturalmente, come dicevo, la viabilità era migliore. E dunque noi vi mostreremo come si lavora il ferro per fare nascere questi secchi e anche altri oggetti, mentre noi, io le tasche non ce l'ho, ma dovrei mettermi le mani in tasca, vero? Sì, è vero. Perché qua da noi c'è un proverbio dialettale che fa «un cade il farmacista è tasta mia, e un cade il frere è tocca mia». La traduzione sarebbe che in casa del farmacista non si assaggia e in casa del fabbro non si tocca, perché se vedremo il ferro ha un colorito molto acceso quando viene estratto dal forno. Piano piano, durante la lavorazione si scurisce, però una volta scurito è ancora intoccabile, diciamo, non si può toccare. Difatti cade il frere e tocca a mio, perché si rischierebbe appunto di ustionarsi.
Invece noi per assaggiare andremo poi al mulino, lì ci sono tanti prodotti, pensate è un mulino che funziona ancora con questa forza dell'acqua del canale del Vasorè e un mulino che ancora oggi macina farina. Matilde, cominciamo già a sentire ancora il rumore dell'acqua, un'acqua così preziosa nei secoli per biennio. Sì, è vero. Quest'acqua, l'acqua del Vasorè, serviva appunto per far funzionare le fucine. Tu pensa che in epoche abbastanza recenti le fucine erano più di 60 funzionanti all'interno dell'abitato di Biennio. Da qualche anno a questa parte è stato riqualificato questo canale artificiale, sono stati fatti dei percorsi, perciò chi vuole autonomamente può appunto percorrere questo antico canale, che è un canale appunto millenario. Intanto siamo arrivati, Matilde, al mulino Tempini, un mulino di cui vediamo adesso la ruota che gira. E chi è che c'è ad attenderci dentro? Ad attenderci c'è la signora Francesca, e voi dovete sapere che la signora Francesca e la sua generazione sono da 150 anni che fanno funzionare questo mulino. È stata una generazione tutta al femminile, erano tutte donne e noi ci teniamo in modo particolare a dirlo perché erano già imprenditrici all'epoca. Andiamo a conoscere la signora Francesca. Francesca, siamo molto lieti di incontrarla oggi. Grazie. E dicevamo, lei è la mugnaia di questo mulino Tempini che adesso è un museo. Museo, sia del comune, è un mulino museo. Però è un mulino che continua a produrre farina per fare la polenta. Portano anche dai privati a macinare e allora gli macinano il suo grano e poi lo portano via. Com'è cambiato il lavoro? Molto, perché una volta si lavorava molto, si lavorava tanto anche per gli animali, adesso no, si vanno a comprare le robe già pronte. È verissimo, tra l'altro questo abbiamo scoperto essere un paese di fabbri, un paese di contadini e anche un paese però di mugnai, anzi di mugnaie. Sì, perché anni indietro ce n'erano quattro mulini a Biennio, adesso è rimasto solo questo perché è sempre stato di una famiglia che ci teneva a avere il mulino e allora, però adesso è del comune, è rimasto solo questo. Però soprattutto donne facevano questo lavoro. Sì, la mia mamma, la mia nonna, le sue sorelle del mio povero nonno sono sempre stati da donne più o meno. Un chilo di polenta, davvero, di farina per fare la polenta, è davvero il souvenir ideale da questo paese della Valgrigna. Tempo si è fermato, dice il cartello, e siccome è a tavola che non si invecchia, qui ci aspettano i prodotti tipici di Biennio. Giancarlo Panteghini,
Lei è assessore alla montagna, ma anche ai prodotti di questa montagna. Eh beh sì, i prodotti di questa montagna, ma soprattutto i prodotti di questo paese, la nostra Val Camonica, perché fanno parte della cultura come il ferro, come la farina, anche i formaggi fanno parte della nostra cultura perché i nostri paesi sono paesi di origine contadina e dunque è nella loro tradizione. Infatti qui vediamo salame ma anche numerosi formaggi, ce ne vuole descrivere qualcuno? Beh, qua diciamo siamo nella patria del Silter, che è un formaggio tipico della zona che viene fatto sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. Nel periodo invernale la pasta è bianca, nel periodo estivo la pasta è giallo pagliarino, perché gli animali mangiando erba trasmettono questi colori dei fiori che loro brucano durante il mangiare all'aperto e lo trasferiscono poi nel latte. E quindi ovviamente sono due formaggi quasi diversi. Sì, esatto, sono diversi perché, ma anche nella stessa vallata, cambiando, salendo per le nostre montagne, cambiando versante, si cambia anche tipo di erba, dunque tipo di prodotto di formaggio, anche se è sempre un silter. Poi nella nostra cultura c'è il salame, perché chi viene a Benno non può andare via senza un pezzo di formaggio, un sacchettino di farina, una zappa per il proprio orto, ma soprattutto un pezzo di formaggio. Infatti avevamo già suggerito un primo souvenir, la zappa l'avevamo lasciata, perché la terra è bassa, come si dice, credo dappertutto. Anche da oltre 2000 la terra è sempre rimasta bassa, vero? E adesso invece andiamo a scoprire il miele sempre di questo territorio. Qui ad aspettarmi c'è la signora Dina. Signora Dina, qui buongiorno. Vediamo tanti mieli diversi. Tante qualità, c'è il millefiori, il castagno, l'acacia e il tiglio. Sono proprio miele fatti qui sulle nostre montagne. Lei quale preferisce? Castagno. Anch'io. E allora dal mulino Tempini, che è diventato un museo, ci portiamo invece a conoscere altro tipo di storia di Bienno, una storia che si scrive sui muri delle chiese, una chiesa bellissima, affrescata da pittori molto importanti, e sempre con l'aiuto di Matilde, che ci ha fatto da guida questa mattina, andremo a scoprirne gli interni. Matilde, siamo nella chiesa di Santa Maria e ci fermiamo davanti all'affresco di questo bambino che ha nelle mani proprio gli oggetti della tradizione del ferro di questo paese. Sì, questo è Beato Simonino e viene rappresentato come un braschi. Il braschi era il bambino aiutante all'interno della fucina e difatti lo troviamo con in pugno delle tenaglie che servivano appunto per estrarre il ferro dal forno e nell'altra mano un coltellino che è il simbolo appunto del suo martirio. Questi sono affreschi del pittore Pietro D'Ascemmo. Sono affreschi della seconda metà del 1400, difatti l'intera navata di questa chiesa è stata affrescata dal D'Ascemmo, appunto come dicevo, nella seconda metà del 1400, e sono tutti affreschi a carattere votivo, sono tutti degli ex voto, siccome questa chiesa è stata proprio edificata per voliera della gente di Bienno. Queste sono proprio tutte devozioni biennesi, gli affreschi che troviamo all'interno di questa chiesa. Mentre il presbiterio è un capolavoro del romanino. Seconda metà del 1500, il romanino dopo Breno arriva a Bienno, affresca su degli affreschi già preesistenti, affreschi appunto del D'Ascemmo, ed è un capolavoro appunto d'arte millecinquecentesca. Difatti noi abbiamo proprio l'opportunità di vederlo nel suo antico splendore. Gli affreschi per cui questa chiesa è celebre, quelli del romanino, vediamo lo sposalizio della Vergine. Sì, come dicevo prima, abbiamo proprio l'opportunità di vederli rinati nel loro antico splendore. Sono stati restaurati, un restauro minuzioso e conservativo che è durato quasi un anno e possiamo appunto ammirarli. Questi affreschi fanno parte di un ciclo, il ciclo dei Vangeli apocrifi, che significa nascosti, che parlano appunto dell'infanzia di Maria.
rappresentano l'incontro tra Anna e Gioacchino, la presentazione di Maria al Tempio e, come possiamo vedere alle nostre spalle, proprio lo sposalizio della Vergine. Allora, grazie Matilde Comensoli di averci accompagnato oggi, di essere stata la nostra guida in Bienno. Allora, io mi avvicino salutando Matilde al console del Touring che ci aspetta qui davanti all'altare. Siamo davanti all'altare, signor console. Ma appunto, lo sposalizio della Vergine l'abbiamo visto, capolavoro del Romanino. Bienno è un paese che ormai abbiamo visitato, ci sarebbero altre cose ancora da vedere, però lei che è console della Val Camonica, da Romanino ci può dare spunto per visitare altri centri della valle. Questo ciclo del Romanino è l'ultimo della valle, partito a Pisogne, nell'Alto Lago d'Iseo, con la Cappella Sistina dei Poveri, viene chiamata questa chiesa di Santa Maria della Neve, dopodiché a Breno, nella chiesa di San Lorenzo Antonio, ecco, c'è il secondo ciclo della maturità e qui si completa completamente la maturità del Romanino. In queste figure c'è proprio un qualcosa che va oltre il linguaggio del tempo. È interessante poi notare questa frattura di questa pala dell'altare che è in corso di restauro. Qui c'è dentro una pala del fiammenghino che esiste anche in due pale degli altari della parrocchiale. E è interessante notare anche, proprio come frutto dell'artigianato della zona, la soasa che è di Rambus, dei Ponte di Legno, che ha lavorato anche in Valtellina a Tirano. E quindi con questa operazione Bienno, diciamo, conclude la sua valenza architettonica e artistica, che avete visto eccezionale, secondo me. Certamente eccezionale. Allora noi ci prepariamo a uscire di chiesa per ricevere i saluti anche dal sindaco e con questo concluderemo la nostra visita di oggi. Bienno ci dà il benvenuto per una nuova visita. Noi ci auguriamo che si mantenga nel tempo bella come l'abbiamo vista ora, quindi il signor sindaco ci faccia l'invito a venire a trovarla nel suo paese. Bienno è un paese bello, come avete avuto modo di vedere, un paese accogliente con tante bellezze, quindi il visitatore non si può assolutamente annoiare. Vi invito anche alla manifestazione Clou di Bienno, che è la mostra mercato, che si terrà quest'anno dal 20 al 28 di agosto, e poi ogni giorno è utile e buono per venire a visitare uno dei borghi più belli d'Italia, quale appunto è Bienno. L'appuntamento del sindaco quindi a fine agosto, l'appuntamento invece per noi è la prossima settimana. Dove saremo? Beh, sicuramente saremo in montagna, ma cambieremo valle. E allora lo scoprirete venerdì prossimo sempre sul nostro canale VideoStar.